Professor De Mauro, le statistiche, l'incidenza della lettura in Italia, della diffusione della cultura sono anche tuo pane quotidiano, oltre a essere il luogo in cui agisce, no, la Fondazione Bellonci. Fa parte del nostro lavoro, della Fondazione Bellonci, non solo organizzare un evento di grande richiamo e di interesse, credo, per tutta la nostra cultura, che è il premio Strega, che si svolge annualmente da più di 60 anni oramai, ma fa parte del nostro lavoro quello che si dice promozione della lettura, e cioè sviluppare iniziative nelle scuole, a Roma anzitutto, ma anche nella regione, ma anche fuori di Roma, sviluppare iniziative che possano favorire la lettura di chi già ha voglia di leggere e legge, e sviluppare una maggiore attenzione al libro. Sono iniziative che si sono succedute negli anni, che cercano di essere da tanti anni interattive, e, vale a dire, cercano di sollecitare poi il contributo attivo di chi partecipa a cicli di lettura dei romanzi italiani del Novecento, delle letterature straniere anche, o dei romanzi della letteratura contemporanea. E poi sono iniziative che abbiamo pensato potessero portare a questo tipo di intervento e di corso che facciamo, cioè cercare di portare alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole, anche agli insegnanti, una maggiore consapevolezza sui mestieri che si intrecciano e che portano alla produzione di questo prodotto. Le due cose più importanti in questa faccenda stanno fuori di questo prodotto, all'inizio e alla fine, e sono senza dubbio l'autore, che si inventa il testo, qualcosa di immateriale, ha detto bene Cristiano, qualcosa di immateriale. Io ho imparato alle femministe a non usare l'articolo, ma non ho difficoltà a dire la Cristiano, insomma, la dottoressa Cristiano. Qualcosa di immateriale, salvo le onde cerebrali quantomeno, a cui sono affidate le parole che compongono un testo. E questa scarsa materialità poi si proietta su tanti possibili supporti. E l'altra cosa importante è il lettore, quello che poi legge il libro. Tutto quello che c'è in mezzo è l'intreccio dei mestieri dell'editoria. Un intreccio difficilissimo, è già stato detto da tutti con gli esempi che vi sono stati fatti, a causa dell'età e anche del tipo di lavori che mi è capitato di fare, ho conosciuto tanti editori anche, e tanti che lavorano, hanno lavorato e lavorano nell'editoria, e veramente credo che pochi mestieri siano difficili e complicati come quello di, per riprendere uno dei più geniali che mi è capitato di conoscere, editori italiani, certamente Valentino Bompiani, il mestiere più difficile è quello di chi non fa niente, di chi dirige
in qualche modo, il direttore di questa orchestra molto complicata che va dall'autore al lettore, da chi reperisce, da chi trova gli autori buoni per dei buoni lettori. E delle volte chi fa il mestiere di intellettuale, scrittore, saggista, studioso, lui per primo non capisce bene quel che c'è in mezzo. E pochi hanno avuto la fortuna di conoscere personalmente un altro grande editore, Vito La Terza. Il nome di La Terza forse risuona nelle orecchie anche dei più giovani tra di voi, come un nome significativo nella vicenda culturale italiana degli anni passati e del presente. Bene, Vito La Terza diceva: ma se gli intellettuali sapessero produrre un libro, lo farebbero, cioè non ci sarebbero editori. In realtà gli intellettuali, quelli che stanno, se tutto va bene all'inizio, non sanno produrre un libro e neanche il lettore lo sa produrre. Questo mestiere è reso difficile nel nostro paese da quel che ci ricordava prima con qualche numero del giudice. Abbiamo poca abitudine alla lettura. Evidentemente il fascino di quello che sto cercando di dire è modesto, perché gli attori imparano questo, gli attori e i musicisti sanno che senza sala si tossisce, no, ma forse è solo un problema di acqua. Non è abbastanza interessante quello che l'attore dice o il musicista sta eseguendo. Per tanto tempo non abbiamo avuto grandi forze in questo paese, grandi forze che sollecitassero la lettura e che già agivano in altri paesi europei e del mondo. Anzi, abbiamo avuto grandi forze ostili alla promozione della lettura. Qualcuno di voi forse conosce il nome, parlo dei ragazzi, di un grande poeta romanesco, Giuseppe Gioacchino Belli. Tutti lo conoscete, scusatemi, non vi offendete troppo. E allora c'è un famoso sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli dedicato proprio a stilibracci e stilibrari, così dice all'inizio il sonetto, che si riunivano a Piazza Navona per far circolare i libri. E chi, il personaggio che recita, che dice quel che il sonetto riporta, è un frate predicatore. Il sonetto è realistico, non inventa niente, è un frate predicatore che fa le missioni, cioè va in giro predicando. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma papalina. E la predica del frate, e quindi il sonetto, finisce con due versi tristemente famosi, tre versi, che forse toccano anche il cognome della nostra direttrice. Che ve diceva alla missione il prete? I libri non son roba dei cristiani, fi, per carità, non li leggete. Allora, buona parte della popolazione italiana ha accolto con gaudio, nei secoli, questa indicazione, diciamocelo, un'indicazione contraddetta dal meglio di Santa Madre Chiesa. C'è un meglio, intendiamoci.